Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è venerdì 22 ottobre. La Chiesa fa memoria di San Giovanni Paolo II, Papa. Io ti invoco, Dio, poiché tu mi rispondi. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Custodissimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali, nascondimi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II Papa a guidare l'intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell'uomo. Egli è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio. Ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Parola di Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami il giusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Giovanni Paolo II, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Pace e bene. Una santa giornata nel Signore.